Qualcosa, dobbiamo ricercare qualcosa dentro di noi. Un blocco magari dell'infanzia, magari qualcosa che... un trauma infantile. La psicanalisi mi può aiutare. Tre gambe ci stanno. Io invoco te, anima del grande austriaco, Sigmund Freud! E se ci sei, batti un colpo! Ho detto un colpo! Dritto con la schiena e non contestare! Oh, madonna! Guarda avanti! Si guarda sempre avanti! Non calare l'attenzione, mi raccomando, è essenziale! Sai quanti incidenti ci sono per distrazione? Ma che incidenti per distrazione? Non importa, anche se non sei alla guida, devi sempre stare sull'attenti! Guardo fisso! Aggiusta lo specchietto, mani alle 10:10 per piacere. Non sai con chi ha a che fare. Ecco, vorrei saperlo, con chi ho a che fare? Lei chi è? Chi hai chiamato tu? Ho chiamato Freud, e lei... Ti sembro Freud? Assolutamente no! No, sono il frutto di Freud, io sono l'inconscio. Il tuo inconscio. O almeno la parte migliore. Ah, tu sei la parte migliore del mio inconscio? Certo, per la precisione quella maniacale ossessiva. Ah, meno male che la migliore. Sì, non ce la peggiore, avrai modo di conoscerle. Ah, ho piacere. Vogliamo stare in maniera eretta? Se è un uomo erectus, erigiti! Ma che mi eri... No, seduto per piacere. Hai detto seduto? Guardo fisso avanti e allaccia la cintura. Allaccia la cintura! Allaccia la cintura! È pericoloso! Potresti schiantarti, venire spiazzicato! Potresti finire in ospedale incapace di intendere, di valere! Oh mio Dio, che a seconda! Ma che a seconda? Ma chi è? Lei! È un'altra parte del tuo inconscio! La parte del mio inconscio? Quella molto convulsiva! Oh, oh, oh! Buonasera! Lui è la parte masochista del tuo inconscio! Ma che schifo! Un po' depresso e molto sensibile! Ho capito che è sensibile! Ma io non bevo neanche! Ha avuto un'infanzia difficile? Io ho avuto un'infanzia difficile! Grazie, ma chi è che mi ha subito i buoni risultati? Sei complesso, figlio mio, sei complesso! Sei complesso! Eccole! Sono già in Lazio! Beh?
chi sono queste due? Mi sembra evidente, il tuo complesso edipico e il tuo sogno erotico. Ah, e così tu saresti il mio complesso edipico? No, lei è il complesso edipico, lei è il tuo sogno erotico. Facciamo, dai, quasi bene. Ma c'è metà, insomma. Sono messo proprio male. Ragazzi, io sto messo male. Però sono disperato. Sì, anch'io! So, lo so che siamo disperati! Io sono disperato! Domani devo... Ma tu non stavi finale, sai! Domani devo consegnare lo scritto! Ma per questo ci siamo qui noi! Ah, è arrivato! Non bevo! Senti! Chi è? Chi è? È il tuo lato oscuro! Ho un lato oscuro! Molto oscuro! Giudicato? Sì. Comunque, vabbè, mi devo accontentare. Ti aiuterò. Io domani devo consegnare lo scritto, c'ho il blocco. C'ho un blocco grosso come una casa. Hai le tue muse? Hai le tue muse? Voi? Certo, guarda che abbiamo aiutato già grandissimi scrittori. Assolutamente. Cioè, il mio inconscio ha aiutato grandissimi scrittori. Sì, perché noi facciamo anche altri inconsci part time. Ah, ecco. Grazie. Prego. Sono contento. Io a volte mi infilo nell'inconscio di Bruno Vespa. Oh mio Dio. Ma non parliamo di ciance. Dobbiamo compilare un libro qua. Bravo. Dobbiamo trovare un'ispirazione. Esatto. Correre l'inchiostro delle tue vene. Noi, muse, vai. Parte del tuo inconscio. Fatemi partire. Insieme a loro. A loro, sì. Loro, sì, loro. Il pubblico, la realtà. La realtà da cui tu attingerai l'ispirazione. Sì, attingerò da voi l'ispirazione. Ma dobbiamo iniziare questo percorso dall'inizio. Dall'inizio, di cosa? Innanzitutto ci serve un autore. Visto che sei visto bene che tu come autore non vali una ceppa. Allora, calma, già non cominciamo a offendere. Ah, non ti preoccupare. Tutta l'ansia che avevi, te la davo io, tutta l'ansia. Guarda, questa la ridotta. Meno male che ci sono sempre io a riportarti in meno male, meno male. Allora io chiedo adesso a qualcuno di voi, una vittima, chi si può immolare per scegliere un libro? Chi può seguirmi? Scelgo io? Scelgo io. Scelgo io. Lei può venire un attimo? Perché sei gentile solo con gli altri? Tu non ti preoccupare. Vedrai che con un po' di... Occhio! Che buona vittima! Prego, scelga un libro di cui ci potrà leggere gentilmente la biografia dell'autore corrispondente. Certo. Perché ha cambiato? Perché ha cambiato lui? Ma io possessivo, perché ha cambiato lui? Perché questo? Ma mi piaceva di più. Metta la prova. Hai capito? Mi metta la prova! Venga qui. Mi legga la biografia di questo autore, che è Bruce Chatwin. Yes. Of course. No, lo conosciamo tutti, vero? Mi legga lei perché io ho dimenticato di chi legga. Bruce Chatwin nasce a Chatwin è inglese. Nasce a Sheffield. A Sheffield? In Inghilterra nel 1940. 40, nel 40 nasce in Inghilterra. A Chatwin. A Sheffield. Come li prendo? C'è il depressivo che si aumenta. Nel 1958 58 che faccio? Inizia a lavorare come esperto d'arte per la casa d'aste Sotheby's. Ah, per Sotheby's. Casa d'aste, allora inizia come venditore d'aste all'incanto. Battitore e ricettore. Incarico che mantiene fino al 1966. Vabbè, non ci interessa, va là. Dopo aver studiato archeologia all'università di ecco, dopo le case d'arte, archeologia. Nel 1973 viene assunto dal Sunday Times Magazine, un giornale, un famoso quotidiano londinese, domenicale. Settimanale lo pubblicano la domenica, sì, domenicale. Come cronista, fa il cronista. Tra 1974 e 1975. Che succede? Compie il suo primo lungo viaggio in Patagonia. Da qui il libro. Terra del fuoco. La terra del fuoco. In Patagonia. Che è il motivo per cui ho scelto questo.
Ah, perché lei è stato in Patagonia? No, perché ha detto in Patagonia. Ah, perché ha detto. Ma vorrebbe andarci. Sì. Soddisfatto? È finito? No, è lungo, mica è. Dove rimane per 6 mesi? Sì. Scrive un libro. In 6 mesi, in Patagonia. Seguono molti altri viaggi, tutti di lunga durata, in vari paesi dell'Africa, in Brasile, in Australia. Ma muore a Nizza. Muore a Nizza, in Francia. Nell'80. Grazie, un applauso! No, non mi sento cambiato. Tu hai conosciuto solo la tua vita, ma noi, splendide muse, parte del tuo inconscio, la parte migliore del tuo inconscio, e ripetiamolo, ti diamo l'opportunità di conoscere Bruce Chatwin dal vivo, in persona. C'è Bruce Chatwin qui? Esatto. Bene. Ecco. Buonasera. Direttamente dalla tomba per lei. Buonasera. Buonasera. Bruce. Posso chiamarla Bruce? Niente a mano? Sì. Bruce. Che mano forte, si vede che è una mano di un uomo che ha girato, che ha vissuto. Sì, dalla tomba. Sì, ho capito. Sì, giustamente, lei è morto. Nell'89. A Nizza. A Nizza. Che cosa mangiava quando è morto? Lumache, anche se... L'escargot! A Nizza non si chiamano lumache, chiamano escargot. Bravo, bravo. Senta, mi racconti un po' della sua vita, ma che ha fatto? Cioè, com'è che ha iniziato è iniziato tutto mentre stava lavorando in una casa d'aste? Casa d'aste? Perché proprio la casa d'aste? Ma perché... Perché? Era un presente per me incerto, insicuro, e allora con tanta insicurezza ho detto, ma vediamo gli altri cosa propongono, cosa propone il mondo, e allora andiamo all'asta dove ognuno... Ah, lei si è messo all'asta praticamente, era un po' inconscio, mi metto all'asta per vedere quale futuro mi compra. Bra! Sì! Una cosa del genere. Sì, nel mentre che tutti facevano la loro offerta per il loro pezzo, io pensavo, ma qual è l'offerta del giorno? Un altro giorno alla casa d'aste? O l'ultimo giorno alla casa d'aste? E così... Quanti anni è stato la casa d'aste? Un po', poi cambiai. Poi so che andava a studiare archeologia. E chi era il suo mito? Il mito dell'archeologia dell'epoca. I dinosauri in generale. Lei è andato a cercare i dinosauri in generale? I dinosauri nel senso della storia... Un dinosauro preciso. Beh, ne cito il pterodattilo. Lo pterodattilo! Che volava e sorvolava i cieli come io sorvolai la mia vita di venditore d'asta. Bellissima. Per andare a fare dell'altro. Bellissima immagine. Uno scrittore, perché so che poi lei è andato a lavorare effettivamente in un giornale famoso domenicale londinese. Il Sun Times. E lì ha fatto il cronista. Ma ci dica lo scoop più grosso che ha trovato. Lo scoop, ma proprio quello che è proprio la. Ce non ci credo. Ne aveva trovati tanti, ma quello proprio che diciamo l'ha portata a successo come cronista. La regina Elisabetta che beveva al tè alle 4 del pomeriggio. No! L'applauso! Datemi due biglietti, tutti da dentro. Bravi, organizzati. Bravi. Bene. Ricevetti la guardia reale che mi impedì di scrivere questo scoop. Disse, no, il suo orologio era sbagliato. Ma erano le 5. Ma la disse in inglese. Your clock was at 5, not at 4. Non at 4. At 5. Ed era una guardia. In inglese. Da tanto. Senta, ma adesso però ci tolga la curiosità. Dopo lei è stato in Patagonia, vero? Come c'è andato in Patagonia? A piedi. E poi mi sono arrangiato con un po' di autostop. Ecco, cose del genere. Autostop, treno. Vabbè, no, non è andato a piedi, è andato normalmente. A piedi. A cavallo, con mezzi arrangiati. E quanto ci ha messo dall'Inghilterra alla Patagonia? Un annetto e mezzo. Sai i cavoli? Un pochino ci sono. Senta, ma adesso dopo la Patagonia, dopo queste avventure, del suo bellissimo libro che si intitola Il sole. Il libro per andare in Patagonia ci ha messo 6 mesi, ha scritto il famoso libro.
Viaggio in Patagonia. Maestro, hai una seconda di scoglio. Ma proprio di questi tanti, vorrei sapere, ma l'ultimo. Ecco, ci racconti la storia, la trama dell'ultimo suo libro che io consiglio a tutti di andare a leggere. Allora, è un libro molto riflessivo. Sì, ma di che parla? Di che parla? E parla dell'avventura di un giovane ragazzo. Un giovane ragazzo? Dillo subito. Un giovane ragazzo che diventa studente. Studente di cosa? Presso la villa di un saggio. Diventa allievo di un famoso maestro zen. E dove si è ambientato? In Thailandia, bella Thailandia. In Thailandia e si sposta poi un po' in Patagonia per avere la Patagonia è un attimo, e poi va in Sudafrica. E poi sappiamo, lì succede il fattaccio. Il fattaccio dove... succede che... dove trova un cavallo. Trova un cavallo? Ma che cavallo è? Chi cavallo di chi? Il cavallo del saggio. E col cavallo però poi sappiamo che succede quel famoso incidente che cambia tutta la situazione. È chiaro che cambia la situazione, e il libro non diventa un po' moscio. Allora, col cavallo del saggio trovato fortuitamente così in Sudafrica succede quel famoso, perché succede il concorso. Che concorso? Il concorso dei saggi. Fanno un concorso dei saggi. Chi lo vince? Lo vince lo studente stesso. Col famoso motto? Col famoso motto. Meglio un saggio nuovo oggi che due saggi diversi ieri. Quello morto. Un applauso! Avventura così strabiliante, lei l'abbia intitolata proprio mamma mia Silvia, che hai scritto? Un pony rosa al mare d'inverno con un sandalo rotto sulla testa. Perché è un titolo metaforico. Chiaro che è un metaforico. Pony rosa è lo spirito del cavallo morto. Calma. Pony rosa è lo spirito. Sì, ma è lo spirito. Rappresenta cose. Pony rosa è la... cavallo Ah, ecco, il cavallo da picco, tutti i cavalli da picco si sentono lei pony rosa. Nell'inverno, nell'assurdità, che è il viaggio dalla Thailandia alla Patagonia, con un sandalo rotto in testa, perché? Perché il cambiamento del corso dei saggi nel corso del tempo che il cavallo muore. Buona! Io dopo questo... sapete che cosa vi dico? Mi sento anche un po' più... Mi viene pure voglia di scrivere una storia, capito? Mi viene già... Sento già un'ispirazione, già qualcosa mi ha mosso. Mi ha mosso in una giungla, vedo... Vedo un... Mi distrae. Un pollo. C'è il blocco. C'è ancora il blocco. Non so io perché tu hai il blocco. C'è Greg, un pollo. Lo so io, guarda, mi vengono le bolle. Hai blocco! Perché tu vivi la tua vita a schemi! Hai capito? Perché sei un piccolo microcefalo! La tua vita a schemi! Ma c'è che mi voglio bene io, eh! Quindi tu hai bisogno di continui cambi di programma e questo mi causa ansia! E allora? E quindi questa sera
giusto perché noi siamo le due muse, giusto perché abbiamo il pubblico. E come muse? Sì. Cioè. Il pubblico ci aiuterà anche stasera. Me ne speriamo. Tre di voi, che verranno scelti da tre di noi, verranno sul proscenio con noi e improvviseranno. Cioè, aspetta, improvviseranno. Oh, sì, già sì, di parte ci siamo noi. Ogni volta che i ragazzi avranno bisogno di una parola, vi alzeranno, vi terranno per mano, per cui siete condannati, ve lo dico già adesso, siete condannati. Vi terranno per mano, alzeranno la mano e voi dovrete sparargli la prima parola che vi viene in mente, che deve essere totalmente al di fuori del contesto di quello che si sta dicendo. Ma perché lo spieghi al pubblico e non lo spieghi a loro? Erano tra il pubblico, sono gente, mi mette le Allora, pronti? Un titolo. Oh, un titolo! Il titolo è di questa storia. Avete capito? Loro hanno alzato la mano e voi gli sparate la prima parola che viene in mente. Decontestualizzato, troppo difficile contestualizzare. Cioè che non c'entri niente. Okay. Pronti? La storia è... Il titolo è... Grazie Giulia, chiunque tu sia, un neoparlante. Sarà la figlia di Chloe. Ma si può fare altro con questi titoli? Un neoparlante. Vai. Avanti. Salve, dottore. Salve. Salve. Con calma, quando si arriva. Con calma. Salve. Senta, io sono un po' agitato perché è un po' di notte. Che alle 2 di notte preciso, proprio alle 2, cioè 2000. Perché c'è anche il decimo. Sento delle voci! Addosso, mi sento delle voci! Nella faccia! E io dico tutte le volte, ma sarà un. Una macchina! Sarà una macchina che passa! Vivo in campagna, c'è pieno di macchine, no? Dico, in campagna! Non c'è nessuno, il mio primo vicino è a 40 km, se ha... Sono la voce della tua coscienza e ho bisogno assolutamente di un... Microchip. Anche adesso! E non sono le 2 di notte, sto peggiorando! Mi vuole mettere un microchip! Forse sono gli alieni! No, potrebbe essere... chiaramente è stata colpa di un... Lavatrice. Di una della sua lavatrice, in contatto con la sua lavatrice deve aver preso una scossa e è diventato scemo. Guardi, capita. Beh. Io ho fatto 40 anni da idraulico. Dottoressa, siamo pronti, la sala operatoria è pronta, siamo pronti per fare il... Cane. Sì, perché è una clinica. Lei. Ho una clinica, assembliamo cani. Assembliamo cani. Ma è stato proprio la voce dentro di me a dirmi di venire qua. Ma allora mi voleva giocare un... Uno stivale. Sì, perché mi vuole prendere a calci in culo. Io lo sapevo. L'altra notte mi ha messo una pattina lì proprio sotto al letto, che ci ho preso una svirgolata. Ricordati che da piccolo sognavi di essere un... Naso. Cerca sempre di riportarmi alla memoria i miei trascorsi da bambino, quando sniffavo la sabbietta del gatto e sognavo di avere un naso come il suo. Signorina, qua è chiaro che necessitiamo di un albero. Di un albero a cui legarlo, perché questo non si ripiglia più, se altrimenti. Lei va legato a un albero per 2 ore. Dottore, l'albero è pronto giù in giardino. Che faccio? Glielo addobbo con un... Vestito. Con un vestito? Oh, certo, l'albero nudo non fa la sua figura. L'albero no, per pietà. Ma ci avete fatto l'albero? Io sono allergico ai... Pinguini. E si sa, quelli sbucano sotto le radici. Ci sono certi pinguini nella mia campagna. Ma tranquillo, perché tanto non succederà niente. Al limite un... Topo. Un topo sbucherà, insieme in bocca e... Cosa succede? È il topo, la tipica espressione è tenersi un topo in bocca. Dottore, stiamo seppellendo l'ultima persona che ha fatto il trattamento dell'albero e gli stiamo dando l'estrema unzione con un... Coca-Cola. A me non piace la Coca-Cola. No, ma se vuole per lei possiamo usare un... Pigna.
Una pigna? Non le posso dire se il topo va in bocca, le lascio immaginare dove va la pigna. Però... Mi sta parlando! Mi sta parlando! Lo sento! Ricordati, ricordati che in realtà tu ti chiami... Piercing! Piercing! Stai dicendo che io mi chiamo Piercing! Piacere, ma... E sono scozzese! No. Dottoressa, dottoressa, qua bisogna... addormentarlo, è possibile, non così, bisogna fare bisogna addormentarlo con una nave, e ci fa così, si sta la nave. Allora qua si può scegliere o l'albero, la nave, un sasso o un sasso in testa, finisce tutto, guardi. No, dottore, se vuole io posso addormentarlo con un'iniezione di sedia. Con un'iniezione di sedia. Ma è una clinica un po' sadomaso questa, o sbaglio? Mi sento il corpo che sta facendo un... Non prendo la vena. Che sta facendo? Un rutto. Mi sta uscendo dal neo. C'è il neo maleducato. Mi sento carico! Sì, ma c'è l'ispirazione! Un re una mattina si sveglia, apre la finestra e vede un... cavallo! Un saggio! Un ornitorinco! Un drago! Mi viene una cosa, ma poi subito me la buttano giù! Io sto malissimo, però mi è venuta un'idea che forse può funzionare. Alla parte depressiva, ossessiva, masochistica? Dai! Le storie con finale, con possibilità alternativa. Bello, mi piace, tipo Sliding Doors. Tipo Sliding Doors, una cosa del genere, esatto. Per dire... Non so, proviamo a immaginare... Mi piace. Moby Dick, bello Moby Dick. Che in realtà vuole va nello spazio. Bello! Cose del Moby genere. Dick con tipo il 2001 Moby Dick nello spazio. Tipo. Cose di questo tipo. Oppure, non lo so, dai. La principessa che diventa un industriale pesante, che diventa un manovale, che va a lavorare come operaia. Bella addormentata in fabbrica. Bello, prendiamo un titolo dal pubblico. E qua ce ne abbiamo a bizzeffe il titolo del pubblico. Ma chi cazzo è questo? Non dire le parolacce, quante volte te lo devo dire? Scusa mamma. Una bolla per ogni parolaccia! Abbiamo un dizionario, usalo! Ma guardate che non avete letto il titolo se parlavi di parolacce! Io arriverò un bacio di incoraggiamento sì, con questo e titolo. Non bere la birra! E poi qui! Non guido! Allora, dico il titolo? Diciamo il titolo! Io non lo posso dire. Dico okay. Io? Dai. Cacca sulla sedia. Chi? Ma questa la voglio vedere in faccia. Lusenia, che mi sa che sono nomi inventati. Lusenia! Chi poteva essere? A quanti l'avete scritto per curiosità? Ok, cacca sulla sedia, ragazzi. È teatro essenziale, cosa dici? Bene. Allora, storia a più alternative, e le alternative le scegliete voi. E che volete? Un detenuto. Buio, dai il buio. Voglio nel buio. Non quel buio. Luce. Un'altra volta, Giorgio! Giorgio, vieni qua! Giorgio! Cosa c'è, Luisa? Cosa c'è? Quel tuo cane bastardo è arrivato a casa sulla sedia! No, nuova! Ieri l'ho comprata! Vabbè, ma... Ma? Scusa,
casa. Hai ragione, dovevo portarla fuori, però... Mi sorbisci! Subito! Vado a prendere le cose. Giorgio andrà a prendere la paletta per pulire il fattaccio del suo membrino, oppure in realtà andrà da un amico a confessargli che quello non l'ha fatto il cane. Grazie. Andrà da un amico. Ascolta. Io secondo te come mi dovrei comportare? Perché c'è la Luisa che mi ha trovato la cacca sulla sedia. Scusa, leggi questo cazzo. Però non. Sulla sedia e pensa che sia stato Fuffi. Sei stato Fuffi, no? No! Mi scappava il bagno, c'era Carla qua. E quindi. La ragazzo con la cacca. Tutte e due. Ho mollato Carla da una parte, un regalino sulla sedia. Io lo dovrei confessare secondo te? No! Che non glielo devi confessare! Ma te che dici, no? Ma accettate. Ma per Giorgio era un problema legato alla sua infanzia. Quel giorno, quando aveva 9 anni, con suo padre. Il giorno in cui lui gli insegnò a far pipì. Cosa serve? Figliolo, oggi tu diventerai un uomo. Vedi quella latrina? Falla tua. Siediti. Figliolo, non devi temermi, devi temere la latrina. È da lì che verrà l'origine di tutti i tuoi mali un giorno. Tu un giorno sposerai un cesso e diventerai un cesso. Inizia a familiarizzare con il cesso. Indovina, non sei abbastanza uomo per poggiare il tuo denaro. Lo ammaestrato! Giorgio si siederà sul mostro water, oppure in realtà scapperà e andrà a vendicarsi del soppruso fatto dal padre facendola in giro su tutti i muri della città. Ma certo che sarà una bella fantasia. Città. Leggo la paura. Io me ne vado. Non posso sopportare ste cose. Me ne vado. Allora inizia a scappare. Casa Pratolozzi. Casa Dan Sermo. Come vivono i Pratolozzi? Aspetta, glielo scappo. Ciao. Qual è il prossimo caso? Incontinenza. Incontinenza? Soffre di incontinenza acuta. Se per favore ci sbrighiamo, perché la sala d'ingresso ormai sta diventando... Un altro caso di incontinenza. Dove andremo a finire? Stiamo navigando in un mare di vergogna. E tra poco qualcos'altro, se non la faccio subito! Tenga, prenda questa. È una bottiglietta. Non c'è altro rimedio. Il dottore ha dato un'innocua bottiglietta dove poter fare la pipì, oppure in realtà ha dato l'unica provetta con un virus rarissimo che potrebbe sterminare il genere umano. Seconda. Non gli accadrà nulla, anzi... Se per caso lei è una persona molto altruista, dia questa bottiglietta anche agli altri incontinenti che ne hanno bisogno. Va bene, ne troverò sicuramente. Mi raccomando, non guardi in faccia a nessuno, no, anche no. Perché la bottiglietta non serve per la faccia. Appunto, vado, Ma, infermiera. Non era la voce per l'incontinenza. Il dottore pregherà
del silenzio, di tenere il silenzio all'infermiera oppure la bacerà appassionatamente? Seconda! Ma mi sapeva la seconda! Come voi che fantasia? La seconda. Dottore, stiamo per morire. Oh, porca miseria. E io c'ho ancora tutto questo flacone di pillole blu.